Un protocollo d'intesa tra i comuni di Napoli, Portici e le Ferrovie dello Stato, che punta alla riqualificazione urbana, è stato siglato stamani al Museo Ferroviario di Pietrarsa dai sindaci Luigi De Magistris, Nicola Marrone e l'amministratore delegato di Ferrovie e Sistemi Urbani Carlo De Vito. L'accordo avvia un percorso di sviluppo e valorizzazione del territorio che va dalla zona orientale di Napoli fino ai confini tra Portici ed Ercolano. È previsto il potenziamento della mobilità e dell'accessibilità a partire dalla stazione di San Giovanni a Teduccio, al porto del Granatello, al museo di Pietrarsa e fino ai comuni dell'intera fascia costiera. Un bel protocollo con le ferrovie, in particolare col comune di Portici, per unire ancora di più attraverso le ferrovie, il trasporto su ferro, le nostre città, ma anche per opere di riqualificazione. Noi vogliamo puntare molto sull'alleanza tra questi due comuni, non solo sul trasporto su ferro, sulla riqualificazione, sul porto e sul trasporto via mare, quindi credo che sia importante anche in vista della città metropolitana. I progetti di riqualificazione dell'area si aggiungono agli interventi già previsti per il nuovo porto turistico di Vigliena, il completamento dell'ex area Corradini e del waterfront di Portici appena finanziato dalla Regione. Napoli e Portici sono unite da un progetto identitario che al di là dell'istituzione della città metropolitana vuole il rilancio nella riscoperta chiaramente delle radici comuni, il rilancio del territorio e quindi il rilancio di tutte quelle attività che possono consentire finalmente alle forze sane del territorio di esprimersi, tra queste chiaramente tutte quelle degli operatori turistici. Noi dobbiamo assolutamente agire per il fare, senza dietrologie, senza trasversalismi. I cittadini ci chiedono questo, oggi più che mai in un momento di crisi noi abbiamo il dovere di sollecitare e favorire tutte le iniziative che possano consentire il rilancio del territorio. Esteso su una superficie di 36.000 metri quadrati, quello di Pietrarsa è oggi uno dei più importanti musei ferroviari d'Europa. È allestito nel Reale Opificio Borbonico, stazione della linea ferroviaria Napoli-Portici, la prima costruita in Italia.